È stata la creatività a conferire quel valore aggiunto al progetto Dire Fare Mangiare per aggiudicarsi il Quality and Safety 2019 della ASL, un riconoscimento prestigioso per la residenza protetta Santiago di Lanciano, che si è distinta quale unico ente privato in tutta la provincia di Chieti a ricevere il premio, condiviso ex aequo con tre dipartimenti dell'azienda sanitaria Lanciano Vasto Chieti. Dire, fare, mangiare è un progetto di educazione alimentare multidisciplinare realizzato a più mani da un team affiatato che ha saputo coinvolgere tutti i reparti della Santiago, ottenendo la collaborazione attiva degli ospiti della struttura, i laboratori ludici, artistici e di ortoterapia finalizzati alla consapevolezza alimentare. Il nostro progetto nasce proprio da una problematica presente all'interno della struttura, quale l'alimentazione nei pazienti con patologie. Rappresenta proprio un programma di educazione alimentare rivolto ai nostri pazienti, ai parenti e anche agli ospiti, proprio per educare alla consapevolezza alimentare. Tutto questo per raggiungere l'obiettivo comune, che è il benessere del paziente e la sua soddisfazione attraverso una giusta alimentazione, un giusto apporto farmacologico, una giusta assistenza socioassistenziale, una giusta terapia fisica e una giusta terapia occupazionale. Per quanto riguarda invece la parte medica, redatta da me, dalla dottoressa Mastro Giuseppe, che è il medico della struttura, in questa parte abbiamo apportato delle evidenze scientifiche con degli indicatori di monitoraggio che hanno definito tutto ciò che ai rappresentanti del Quality and Safety Day è piaciuto molto e hanno elogiato, così facendoci vincere questo premio. La fase del fare del progetto Dire Fare Mangiare è stata quella che ha visto, diciamo, la partecipazione attiva da parte degli ospiti, i quali hanno partecipato ad una serie di attività occupazionali o ludico-ricreative, come vogliamo chiamarle, che poi sono state realizzate operativamente dall'assistente sociale, la dottoressa Simigliani, attività che ovviamente sono state tutte focalizzate sull'obiettivo di trasmettere e rafforzare delle pratiche di buona condotta alimentare. Abbiamo realizzato una serie di laboratori multidisciplinari, poiché la nostra utenza è formata ovviamente da persone con esperienze e gusti disparatissimi e diversissimi, per cui abbiamo scelto di appunto fornire e organizzare dei laboratori che hanno spaziato dall'attività di manipolazione alla storia dell'arte, alla musica o anche semplicemente all'interazione. Il progetto di educazione alimentare ha ottenuto importanti evidenze scientifiche, spiega il medico di struttura Gabriella Mastro Giuseppe. I circa 30 pazienti ospiti sono stati suddivisi per patologia con un piano di assistenza individuale e multidisciplinare, calibrando alimentazione ed assistenza sociosanitaria. Abbiamo presentato un progetto in cui abbiamo monitorato i pazienti che avevano diversi tipi di patologie. Abbiamo preso in considerazione patologie molto comuni come il diabete mellito, l'insufficienza renale e i pazienti cardiopatici, pazienti con disturbi comportamentali, pazienti con ipertensione arteriosa, per i quali abbiamo valutato dei parametri mensili. Abbiamo riportato le evidenze scientifiche dei risultati che abbiamo ottenuto con la terapia medica. Questi risultati li abbiamo valutati con gli indicatori di monitoraggio per tutte le varie patologie che abbiamo preso in considerazione. Questi indicatori di patologie sono stati allegati al progetto. La commissione ha potuto così valutare positivamente il nostro operato.